le cose buone. E da Milano eccoci a Roma, siamo in Via del Corso, entriamo. Sono con il portavoce dell'Unicef Italia. Sfogliamo questo libro e troviamo delle frasi molto intense, un libro importante, come la frase respirare è amare l'amore. Sì, è una frase bellissima. È una frase che rappresenta in fondo quello che noi facciamo per i bambini nel mondo, perché è un gesto d'amore, impegnarsi per salvare le vite di tanti bambini, ma è anche il gesto che in fondo questa azienda rivolge nei confronti anch'essa dei nostri progetti e delle persone. Questi bambini hanno una caratteristica molto bella, lo dico perché credo che il progetto del Bangladesh che Geox ha scelto sia particolarmente attento a questo aspetto. Questi bambini non sono dei bambini come noi spesso li immaginiamo sofferenti, sono dei bambini che nel dramma riescono sempre ad avere un passo in più, a fare un respiro in più. È un'iniziativa importante e quando posso, insomma, cerco sempre di essere presente anch'io in questi eventi, queste iniziative. Si fa qualcosa per i bambini, insomma, è doveroso. In questo libro tante frasi, una molto carina che dice respiro quando arriva il venerdì. Sì, respiro serenità, respiro amore. Ognuno ha scritto qualcosa di positivo, qualcosa di bello. Mi piace molto. Show me what you got. A me piace perché è comodo. Io veramente sono andata al Roland Garros di Parigi, che ho detto vabbè, sì, tutti fighetti, devo mettere il tacco. Ho messo Geox e ti giuro tutta la serata tranquilla. Sai che arrivi poi la serata dopo la discoteca che arrivi così? Io sono stufa. Basta, perché i uomini arrivano tutti tranquilli, le donne oddio no, e si siedono? Perché blocca il cervello poi anche, sì, il piede. No? Io già sono una ex modella, allora ho bloccato il cervello già da prima. Allora non voglio rischiare sui piedi.